Cos'è? Beh, eh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Uh, promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. <suspirazione> 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 Ed è in Orlondo, sai che io ti troverò. Ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani. Mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. Pimpato come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene tieni giù lo scudo e la mia clima arriverà ma va ma va, va ma va va, ma va, va, ma va, va, va. Ho ecco fatto. <coughs> Beh, è terribile. lo prendo come un complimento. <suss> buonasera, buonasera a tutti. La tua tosse. Eh, mi sono sbagliato con, eh, con i microfoni. Be benvenuti. Benvenuti su Wesatwitch. Siamo qui con uno sproporzionato Eugenio Manprin che è chiaramente un bambino gigantesco e occupa uno spazio enorme. Tra l'altro sono bruttissimo oggi. Mi hai messo anche a schermo grande ad occupare Ma la chat che merita molto più di me. sai cosa Eugenio? Dovresti eh. andare un po' più giù con le spalle. E poi. E poi è meglio, beh, perché così si fa... Comunque con... rifai quella base di condividere lo schermo che io ti vedo solo in differita su Twitch perché tu sei il peggior regista di sempre. Grazie a Fred che ha regalato un abbonamento a Eugenio Manprin, grazie al Macigno di Sissi. Ma, ma io, e sono, io sono già abbonato. E anche Enrico Chiolo, forse ora hai un, uno stack, uno stock e, di abbonamenti. E cosa volevo dire? Cos'è che mi hai detto di fare? Allora, vado in collab cam, dimmi Eugenio. Pensate, mi... la prima volta che mi sono abbonato era il 25 dicembre. Ah no, se, oh, ti, ti ho iniziato a seguire il 25 dicembre 2018. Incredibile. Pensate, chi, chi l'avrebbe detto? Con la nascita di Cristo. <ride> Cos'è cos che volevi che ti condividessi? Lo schermo, ti vedo solo in ritardo. Uh, lo sch... Sei sicuro che vuoi lo schermo? Quello che hai fatto prima, che mi hai messo, detto tipo oh, eh, vabbè che è così piccolo vabbè almeno vedo eh, credo, allora Eugenio, noi abbiamo un problema eh, salve a tutti, intanto benvenuti sappiate che analizzeremo e reagiremo insieme al video di cartoni morti sul gender curato da Entropy for Life quindi comunque sia avremo modo di testare eh, i pareri del buon Manprin e... però Eugenio parla? parlo tu esci parla da due minuti. Eh, sapessi in quanti entro e, e, però da uno di questi bisogna, bisognerebbe strometterti e credo che la cosa più facile da fare sia togliere l'audio collab cam e far sì che tu coesista con l'audio youtube <ride> il problema è che se poi ma io penso che tu possa di... se tu vai nella mia collab uh, cam aspetta che tu hai il volume molto più alto di me aspetta puoi dire posso? lei Posso dire lei? Sì, continua. Di essere solo audio per te e non audio per il desktop. Questa è la baza. Non intervenire sull'audio desktop, ma se tu vai nella mia collab cam, proprio entrando penso nella schermata collab cam, puoi fare questa cosa. Mervez. Dire che non ci sono le opzioni che tu pensi che ci sia, cioè io, ci sono perché le, le utilizzai. Eh, ma sta gag, l'abbiamo già fatta, c'è un l'abbiamo fatta e eh, tu avevi detto: ah, Hai ragione alla fine, ma non fu, non fu passando da qui. Secondo me, ci vuole il mega mixer. Tu parla, scusa. Parlo, parlo, parlo. Balu, mi metti in chat il link del, di Weed Media sull'emergenza femminicidi per essere sicuri di parlare della stessa cosa? E io non so come... Ah, riproduci tracce in streaming. Indica se la è audibile o la trasmissione in diretta. Dimmi, Eugenio, cosa mi avevi suggerito? Mi hai appena suggerito una cosa importante? Cosa? Eh, di, da collab cam di, di, di dire che il mio audio esca solo da collab cam per te e non dal desktop. Dovrebbe essere tipo l'opzione cuffie desktop, solo cuffia, solo desktop. Ah, beh, questa opzione, aspettami. Penso che tu sia nel posto mm, aspetta, giusto. Aspetta, ma aspetta, Lo aspetta, vedo aspetta. piccolissimo, solo monitoraggio. Grazie Balu. E grazie a chi mi ha regalato l'abbonamento. Mm. Ho raggiunto mm. l'abbonamento di tre anni da Mo. Scusate, eh, scusate, raga. Porco. Ah, ma Will ha anche un canale YouTube. 210.000 iscritti, non lo sapevo. Ma chi è? Poddo, grazie mille. I video è? sono... È tipo il post, ma più giovani. Ma il monitoraggio non credo c'entri qualcosa ah in generale l'attivazione del monitoraggio invia l'audio al canale audio del desktop io adesso ti disattivo il monitoraggio ah parlami parlo ti parlo d'amore non stai parlando no no, no 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 non è, è stata una buona idea perché? mi vedo ora ti sento parla parlo 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 Ma la collab cam, tu ce l'hai mutata o no? Ma che vuol dire mutata? Se hai mutato la collab cam, non puoi fare questo esperimento. Ma cosa vuol dire mutare la collab cam? È una domanda. Lo senti l'audio della collab cam? Sì, ora lo sento. Sì, 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 non è mutata, non è mutata. Ok. Intanto andiamo su internet, Sappi che io vedrò qualsiasi cosa in realtà, ma si potrà? Gesù. Grazie Papa quarto La mia, esperi La mia esperienza è <coughs> violentata, se posso dire. è che dovevamo, potevamo usare come cazzo si chiamava? Uh, Zoom, che avevamo già risolto. No, Vez è uguale perché io non vedo lo schermo in diretta. Eh, Vezz, quello è un problema probabilmente non aggirabile perché questi programmi fanno schifo. È perfettamente aggirabile se tu sapessi utilizzare. Ah, se tu mi sapessi dire, io qua non ho opzioni, è inutile che fai tanto lo sgargiullo Sì, va bene. Bertine. A meno che rimuovi una no, filtri proprietà, ma fammi solo vedere una cosa. No? Sono le stesse proprietà di prima, eh, allora che cazzo me ne frega? Aspetta, eh che forse, no, no. no. Prova a fare una cosa io. Mi dovrei far rientrare, ma non è un grosso sbatto. Non dovrebbe cambiare niente. Va bene, fai, fai ragazzi. Ce la facciamo e eh? non fate quelle facce. Ce la facciamo di brutto. È un trionfo. Non siate negativi, Io poi se la ne smetto di mettere WhatsApp a schermo. Allora, qui è dove noi vogliamo andare. Però in realtà dovrò rimanere ancora qui perché Eugenio dovrà rientrare. Quindi abbiate pazienza. Ecco Eugenio, non lo sentiamo. Mi ora, senti, ora ti sento, sì. Oh, mi vedo. Mi il, il tuo volume è più basso, eh? Colpa mia perché non mi senti, forse è colpa no, mia. Ti sento, il microfono è giusto, video ti, se ti sento, Vez Tu non mi senti. Io vedo che tu parli e mi senti, ma io non sento te. Questa è chiaramente colpa tua, come al solito. <ride> Aspetta, devo rifare tutto, forse è colpa mia. No, adesso ti sento. Ok. Eh, condividimi lo schermo. Lo schermo, in teoria ce l'hai, eh? rifallo. Dimmi, eh. eh... Non vedo niente. Ora cosa vedi? Il nulla che avanza. Non senti, non vedi niente? E adesso? È migliorata la faccenda? Eugenio, mi senti? Eugenio... Oh Cristo, ragazzi. Forse ho fatto un. Eugenio? Presidente! <ride> raga, c'è schiattato No, Bez. No, Eugenio. No, mi servivi. No, raga, è morto. È morto il Manfred in diretta. Chiaramente, fingeva. Esatto, fingeva per l'imbarazzo della situazione. Aspettate, Colab Cam. Lui dovrà rientrare. Dio, boh, che monnezza, sti programmi. Ce la facciamo, eh, ce la facciamo. Ce la stiamo facendo Dio. Eugenio, torna, torna, Eugenio, se mi stai in qualche modo sentendo, torna. Ma quindi... e quindi? Eccolo, 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 eccolo. Vabbè, dai, mi sono arreso. Condividimi la cosa giusta e non me stesso nello schermo e accettiamo... Accettiamo la sconfitta. Ok, dovrebbe andare adesso. Eh? Sì, confermo. Ti va bene quello che stai vedendo? Cioè, è microscopico, ma non ci sono alternative. Ok, eh, il tuo audio è un po' più metallico di prima. Eh, ma perché mi ha sicuramente cambiato il microfono. Eh, sì, ma in chat si stanno lamentando. Eh, in chat devono anche stare molto tranquilli ora, ora il microfono è cambiato, ma sei basso. Eh, ma questa è colpa tua, però, secondo me. No, ora vai bene. Aspetta. Uh, no, sono un po' basso, tutti questi salti hanno fatto sì che, che la Madonna, lo eh, eh, sai cosa fa la Madonna Lo sappiamo so. tutti cosa fa la Madonna, so, però vedrai cosa fa la Madonna quando il tuo volume e quello del video saranno necessariamente lo stesso <ride> che, che, che vita incredibile <ride> Ciao, come state? Io voglio che voi sappiate che tu, tutti i disagi che vedete sono colpa di Wesa Grazie a Genore il biscuit. no no, ma che colpa, ma l'altra volta con abbiamo fatto inizi. bene Allora c vedi, che siamo, vedi che siamo su Cartoni Morti? Sono Gas, si sì, vedo. Vedo con uh, dovuto okay. di lei, ma vedo. Okay. Spero, che, spero che riuscirò a sentire anche adesso che tu mi condividi lo schermo. Fa partire. Aspetta, che voglio vedere un attimo una cosa sui volumi. Scusami, Il se desto, io però però non sento nemmeno. Parla. Parlo. Parlo, okay. parlo, Ricordati parlo. di non urlare troppo. ma eh, non succederà mai questa cosa. Vabbè, allora no, urla non non Sai che non puoi cambiare le persone. Puoi solo <ride> rendermi difficile urlare troppo, ma non puoi chiedermi di non parlare. <ride> allora. Questo. Però stai parlando molto basso di volume. Eh? Sì, ma perché siccome sono abbastanza brutto oggi, sto cercando di alzare un po' il livello seduzione con un tono di voce un po' così. Un po'... <ride> hai io ti ripeto che hai troppo, hai troppo petto e poca testa, in my humble opinion. Poi vedi tutto. In questa proporzione dici? Sì. Comunque... Eh, cosa devo fare vecchio? Sono... No, tra l'altro la testa è enorme, non ho mica la testa piccola, è <ride> che ho il cappello che la schiaccia. Cosa volevo dire? Uh, siamo pronti, Eugène, dobbiamo ragionare anche in termini di, in termini di segmento. Eh? Sì. Quindi siamo qui riuniti, no? uh, Siamo qui per uh, visionare insieme, per... Uh, eh, analizzare eh, il video di Cartoni Morti, cosa sono i maschi e le femmine, con dei virgolettati e dei maiuscoli importanti. Sappiamo video fatto in collaborazione con Entropy for Life, quindi due amici del canale insieme. E Immanuel Casto, in in Casto, forse in futuro amico del canale. Forse futuro amico del canale, quindi veramente siamo un incrocio pericoloso. E... Mh, non sappiamo che cosa ci sia in questo video, però sì, io ti dico, la mia, la mia aspettativa, essendoci la collaborazione di Giacomo, è che sia un video abbastanza ineccepibile. Però ci hanno detto che potrebbe esserci qualcosa da ridire. Per questo siamo qui riuniti. Via. Ma tu non l'hai visto, sei blind. Io non sono blind, io l'ho visto. Ah, eh, ok. Io invece ho visto solo dei microsecondi qui e lì, ma proprio delle cose minuscole. Aspetta che tolgo il testo a schermo? Devo, allora. devo dirti se sento, però. Eh. Aspetta, fa una prova. Ok, aspetta, ma te lo dico. Gender, cisgender, homo, queer, intersex. Senti? No. Devi condividermi l'audio dello schermo. Namo bene. Cuba, Chiaro paella la salsa. Ma come cazzo si fa? Sì, sì, ma non il casto quello di Cuba, ragazzi. Ovviamente, ovviamente, scusa, Eugenio, dimmi se senti. Ex fluido pansessuale no. non binario. Nella nostra sessualità, non è colpa mia. no, non eh. è colpa mia. No, 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 non è colpa mia. Guarda come sono umile a volte, però, in realtà, no. Non è colpa tua. No, Rezzi, io come faccio a farti sentire l'audio del desktop? Devi andare su. E tra l'altro, col... è la tua stessa voce, è... vai su con cam. Sì, come puoi vedere non ci sono opzioni. Eh... È la cosa più priva di opzioni che si non possa... Vedo imaginare. niente, non vedo. Te vai sul dici? tuo, vai sul tuo. Ah, beh, ah, no, quello è il tuo, quello sei tu, giusto? Sono io, è impostazione. Vai su me. <ride> eh, cazzo. Cosa dice lì sotto? Io non vedo. Assegna a sorgente collabcam Eugenio Manprin. Fine. Ah, quello va benissimo. Volume. Nascondi, disconnetti, fine. Non ho altre opzioni. Ah, di me lo ascolterò in ritardo da Twitch. Cazzo, devo dire, <ride> povero me. Qual era l'alternativa? Zoom è uguale, ma io non riuscivo ma a fare. Ma anche se. questa cosa del respiro che. Se... Mi spieghi come mettere il filtro che annulla il respiro. Bez, ma io Io sono venuto qua per aiutarti a fare cose che dovevi fare tu per conto tuo. Come poi. cazzo, se toglie sto cazzo di respiro? Che fatica, ragazzi vai su l'audio edit properties tipo ci sono i filtri, no? Nelle properties ci sono i filtri, gli aggiungi l'RNN noise gate. L'ho messo tipo. RNN noise, buona qualità più, l'ho messo prima. Eh, a posto. E allora... E allora raga, non dovete dirmi che sentite il respiro. Vabbè, un po' si sentirà comunque verso il tuo respiro è sempre cioè, è molto forte, capito? Allora Senti, io vado dal video. <ride> che vita di merda, sì. E tu fingi di capire cosa sta succedendo. Gender, cisgender, homo, queer, intersex, fluido, pansessuale, non binario. Nella nostra sessualità, quanto c'è di reale e quanto di inventato? In questo video cercherò di mostrare, dal punto di vista scientifico, come sia fatta la sessualità dell'essere umano, così da capire il confine tra cosa siamo e cosa ci siamo inventati di essere. Hai capito? Grazie, che rambola è finora, finora ho capito tutto ah ok ok ma stai quindi stai bene o male seguendo sì ma ok e che ne so io già non ti vedo perché vedo lo schermo quindi va per patto cominciamo dalla parte facile la maggior parte degli animali, compresi noi, si moltiplica quando due esemplari della stessa specie, ma con caratteristiche complementari, si unisce e si riproduce. Queste caratteristiche complementari sono chiamate il sesso biologico. Siamo abituati a pensare ai due sessi complementari, che abbiamo chiamato maschio e femmina, come a due entità univoche e opposte, quando invece sono più come due insiemi. Il sesso biologico è formato dall'insieme dei caratteri sessuali di un individuo tra i quali ci sono i cromosomi, gli apparati riproduttivi interni ed esterni, gli ormoni e i caratteri secondari come la distribuzione dei peli, le forme del corpo, il timbro della voce, eccetera. I caratteri sessuali sono influenzati dai cromosomi, ma a causa della normale variazione genetica possono comunque oscillare chi più chi meno tra le due categorie, maschile e femminile. Essendo i caratteri davvero tanti, è matematico che il risultante sia più Meno misto, generando così una serie di individui unici tra loro. Per convenzione e semplicità, gli individui con prevalenza di caratteri maschili li abbiamo definiti maschi e gli altri femmine. Ma è davvero così, Eugene? Sì. Ah sì? sì. È la prevalenza dei caratteri. È la prevalenza dei caratteri. È chiaro che non tutti i caratteri hanno lo stesso impatto. È chiaro che non, non abbiamo sempre fatto tutto allo stesso modo. Cioè, non basta avere eh. un pene. Cioè, il pene, il pene è quello dominante. È chiaro che i genitali eh. sono, sono quelli dominanti, senza dubbio. Eh, voglio e dire se. se di solito cioè, una, se donna posso... può nascere, una donna può nascere con una vagina, ma avere dei testicoli interni. E, eh, si può, adesso, adesso, secondo me, ce ne si accorge, ma un tempo magari non ce ne si accorgeva. Eh, però è vero, è vero, è chiaro che lui, parlandone, a, fin qui fa sembrare come se fosse più comune eh, una vera eh, situazione di ibrido o una vera situazione eh, di... Cioè, fa sembrare... Fa sembrare mh, comune il fatto che non ci sia ben definito un maschile e un femminile. La maggior parte degli individui hanno tutti i caratteri o quasi tutti spostati in una direzione, per cui il dubbio non c'è, però è vero, certo. No, eh... sì, ok, però scusami, eh. Qu qual è una la serie di individui ti... unici tra loro. Per convenzione e semplicità, gli individui con prevalenza di caratteri maschili li abbiamo definiti maschi e gli altri femmine. È questo che non credo che funzioni così? E perché no? Ma noi non facciamo la conta dei caratteri per, per definire un maschio e una femmina? Cioè, ci sono alcuni caratteri che sono decisivi? Tipo, no, vabbè, certo. certo. Cioè, de, de, detta come la dice lui, sembra che ci siano decine e decine di caratteri. Se, facciamo, dire, facciamo per ridere 100: Se ne hai 51, eh, sei maschio, se ne no, hai 51... Vabbè, beh, Ma non è assolutamente così? Ma non, non è proprio quello che dice lui, però... Cioè, sì, è vero, è letteralmente Una perché serie lui, di individui lui, unici tra loro. Per convenzione e semplicità, gli individui con prevalenza di, di caratteri maschili li abbiamo definiti maschi e gli altri femmine. Hai sentito? No, devi, mi devi dire quando stai per fare play perché io devo aprire l'audio di Twitch. Ah, allora aspetta, sta, stai buono che faccio play. Eh. Faccio play. Una serie di individui unici tra loro. Per convenzione e semplicità, gli individui con prevalenza di caratteri maschili li abbiamo definiti maschi e gli altri femmine. Ho capito cosa intendi? Eh, hai non, è una non, è, non è una prevalenza numerica nel senso che uno vale uno, è una prevalenza di importanza. Eh, 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 ok, eh, ma è qua è, è spiegato in modo molto. Sì, è, è veloce, certo, questa cosa. Ma infatti, è, quando tu mi avevi chiesto cosa pensi del video, ho detto forse sui caratteri, è stato un po' ah, okay, 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 più preciso. Okay. Eh, eh, sembra, Però sembra io ho veramente... capisco cosa, cosa intende ed è vero. Ok, è vero sì, che. Però da... È vero quello che diceva la chat prima: cioè, se hai il pene anche se non hai i peli e sei un po'. Fem... che ne so, hai alcuni caratteri e, e hai un più al femminile, livello ormonale considerato... più basso, certo. Sei certo. comunque considerato un maschio, viceversa, la vagina. Poi, ok, gli intersex, ma stiamo parlando di casi rarissimi. Sì, 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 però, dice... ci sono condizioni magari di intersex in cui eh, c'è la presenza sia. Eh... Ma magari c'è la presenza di due organi o non si capisce o non si capisce bene perché nessuno dei due è ben sviluppato e si arriva a una scelta però anche lì cioè, immaginati arriva a una minuzia me. biologica che io non mi sento nemmeno di ma è una minuzia biologica non fa nessuno cioè, immaginati un ospedale con tutti i bambini nati secondo te cosa fanno contano i caratteri no ma co... di nuovo è... ti do ragione sul fatto che dal... da come lo dice lui sembra che sia eh. una prevalenza numerica non lo è ci sono sì sì, sì. È infinitamente... è racco... È racco... questa introduzione è raccontata in modo assai peculiare in amo l'opinione comunque andiamo avanti definizione che riesce sono andato avanti, sto facendo play. Descrivere la maggior parte di noi, dato che grazie ai cromosomi, i caratteri principali tra loro sono spesso correlati, ma che non si adatta agli individui con caratteri più ibridi e misti per i quali si è scelto la parola intersex, indipendentemente, posso fare un'altra critica. Pronto? Si sento, vai, vai, vai. Eh, ma vorrei fare un'altra critica. <coughs> Questa rappresentazione grafica non è particolarmente. Eh, Rispettosa delle proporzioni, questo l'ha criticato anche Giacomo. Ho visto, ho visto un pezzo eh. della diretta di Giacomo che è lunghissima, eh, però mi sembra che questa fosse la sua critica principale. Sarebbe stato più corretto utilizzare una rappresentazione di una distribuzione bimodale, eh. in cui ovviamente maschi e femmine sono infinitamente <ride> più eh, frequenti e comunque non esiste dal punto di vista biologico. Il maschio puro, la femmina pura, ma si parla appunto di caratteri, però mh, diciamo che il grosso delle persone si distribuiscono su due mode eh, che sono riscontrabili come quelle che noi definiremmo maschi e femmine. E poi gli individui intersex sono in mezzo, nel senso che sono un po' ibridi, ma sono pochissimi e si abbassa eh, ed è un limite inferiore della curva. Quello, quello sì quello un, e questa introduzione sì. per me è, è molto, molto imprecisa rispetto al mondo reale. Non, ehm, lascia intendere che ci sia uno spettro eh, sul quale tutti si pongono, ovviamente, eh, e lascia intendere che il confine fra maschio, intersex e femmina sia molto, molto ehm, labile. Eh, in qualche modo, eh, quella maggioranza di caratteri, diciamo, eh, Negoziato, no? Ma, tutto questo non è vero, è, è, non, non rende conto del fatto che nella realtà non c'è quasi praticamente mai nessuna difficoltà a distinguere un maschio da una femmina, eh, sembra che stia parlando di un altro pianeta. Eh, sono, sono abbastanza d'accordo. Uh, poi non c'è. Cioè, è evidente che sta cercando di introdurre un discorso che sarà molto più a favore di un altro genere di visione. Sai, ma... no, non c'è quasi, quasi mai difficoltà, è più vero per quanto, riguare, quanto riguarda i caratteri sessuali primari e i genitali visibili. Eh, è meno vero, magari, per altri discorsi, basta pensare alla struttura fisica. È un po' più facile vedere donne mascoline don e uomini femminili. ma, ma sono d'accordo Però... con te, Eugene. Ma scusami una cosa: un, una donna mascolina nessuna difficoltà a riconoscerla come donna, e come un maschio effeminato, se vogliamo. Beh, usare nessuna se... difficoltà a conoscerla come donna, se si presenta come tale, dipende. No, Il no, no, no ma ti sto parlando del reparto di ostetricia, cioè ti sto parlando della nascita. Ah eh, sì sì sì. No, ma con... Nessuno Mi... ha mai avuto nessuna difficoltà a mettere sulla, sulla patente o sulla carta d'identità il suo sesso biologico. Poi, se uno naturalmente ha dei caratteri ambigui, uno può dire: Ma quello è maschera femminile, ok, va bene. Eh, però, sai, volendo, volendo farle le pulci uh, mh, le intenzioni, Facciamo, giochiamo sulle intenzioni, ovviamente sono insondabili. Dietro alla scelta, secondo me, è stato dalla parte del preferisco magari fare incazzare qualche biologo che fare incazzare qualche, qualcuno della comunità LGBT. Secondo me, io, eh. probabilmente a un biologo va bene, ma non è, non è questione di biologia, secondo me, è proprio questione che manca mancano gli usi e i costumi del, della specie umana sul pianeta Terra. Cioè? Eh, cioè che non esiste nessuna difficoltà alla nascita, salvo i rarissimi intersex che non vanno rappresentati quantitativamente così dando l'impressione no? che siano quasi un quinto o un sesto no? del, del totale eh, non esiste nessuna mm -hmm. difficoltà alla nascita di singolo maschio da una femmina salvo casi rarissimissimissimissimi no no no, sono, sono, sono E, fuori, e questo smacco. è fattuale e si vede che abbiamo sviluppato la capacità di dare maggiore peso ad alcuni caratteri rispetto ad altri ad esempio eh, i genitali è però, però, comunque, eh, capisco la sua necessità di voler parlare del, del discorso del sesso biologico, non eh, sempre definibile come binario in biologia, eh, nel farlo è andato troppo dall'altra parte. Grazie non Sig, non confondiamo maschio femmina con uomo donna. I caratteri ambigui vengono spesso resi più chiari da come una si presenta tramite caratteristiche non biologiche sono praticamente sempre legate... È quello che dicevo io della donna. Sì, sì, si ma quello viene dopo. Quello tu viene dopo Tu parli della nascita, ma sul discorso della nascita hai ragione. Ah. Comunque... Eh, però, però la nascita ti fa anche il documento di identità, capito? Eh, comunque, il chat ca cado dal mail e mi chiede Eugenio perché sei così scazzato. Ma so sono scazzato? Sono sempre scazzato? Sono... Sono un po' in ritardo, più che altro, perché siamo in differita. Ma... Eh, considerate che il buon Eugenio sta seguendo, in, purtroppo, uh, a causa della mia incompetenza stasera. No, ma sì, linea. ma sono sono mica arrabbiata. Eh, in una play. differita abbastanza pesa è un po' un casino. Quando partì, eh, quando comunque partì. riparto vai, rifaccio vai, play. play. A parte capacità di riprodursi, che non è legata alla salute, gli individui definiti come maschi, intersex e femmine fanno parte tutti della normale oscillazione genetica naturale. Alcuni sono solo più comuni di altri. Bene, e ora Qua mandata ferma. a letto. E... Fermo. Qua è un po'... Secondo me non aggiunge nulla il fatto di aver fatto muovere i caratteri quando ha fatto questo discorso. Di aver fatto muovere gli individui lungo la linea quando ha fatto questo discorso. Eh. Eh, quella è un'altra cosa che ho visto nei commenti criticata. Eh, 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 è cerca di fare un'iniezione culturale nel biologico, sembra che... Vabbè, comunque... ma, io per... ma guarda, ma secondo me a volte è anche un discorso grafico. Eh? Cioè, secondo me... Gli... Cioè... Nel parlare di eh, fluidità e del fatto che alcuni caratteri possano essere spostati a destra o a sinistra, graficamente gli piaceva mischiare, il punto è che non è la stessa persona che si muove. No? È già su uno... Lo spettro c'è già, non serve muoverli sullo spettro, se quelli mi rappresentano degli individui. Dal punto di vista grafico non è efficacissimo, sono d'accordo. Anche eh, secondo me. Comunque, ma riparto 5 secondi prima, vado. Alcuni sono solo più comuni di altri. Bene! E ora mandate a letto i bambini, ma dategli un tablet per seguire questa parte che è molto importante. Come facciamo biologicamente a capire chi ci piace sessualmente? Ce lo dice l'orientamento sessuale. L'orientamento sessuale è il nostro. Grazie, Radio Lario. Rilevatore di attrazione ci dice quali individui ci attraggono. E vi stupirà sapere che l'orientamento non ci dice se ci piacciono i maschi o le femmine. Perché come ricorderete, maschi e femmine sono solo un'etichetta approssimativa. Ci sei, Uge? Sì, sì. Vuoi qualcosa da dire su questa parte? Ma... Ma fallo finire, scusa. Andiamo avanti. L'orientamento subisce attrazione o repulsione dai singoli caratteri del sesso biologico, in particolare da alcuni di loro, come gli ormoni o le forme corporee. Avete presente quando vedete una ragazza con un bel sedere, <ride> ma poi la ragazza si gira e in realtà è un maschio e voi vi sentite un po' confusi perché a voi piacciono le femmine? Questo succede proprio perché non siamo attratti dall'etichetta maschio e femmina in sé, ma dai singoli caratteri in questo caso siamo stati attratti dalle forme morbide e femminili del sedere, ma successivamente siamo stati respinti dalle forme rigide maschili del viso e dalla barba, senza contare poi l'influenza dei fattori culturali che sono una sorta di autocondizionamento. E quindi più corretto dire che siamo attratti da caratteri tendenzialmente maschili o caratteri tendenzialmente femminili. Ci sta, ci sta, ci sta, ho capito che cosa intende. Grazie allo Zenio del Tiro del Porco, dimmi Eugenio eh, se hai cose da dire a fargli dal punto di vista uh, concettuale psilo, psico, psicologico, direi che, comunque, visto che lui parla di uh, influenze culturali, una un essere umano può anche essere attratto dall'idea che si è fatto di donna e di uomo e a quel punto non è, non è il carattere preso singolarmente. E... Sai, qua ringrazio Però, però è, vero, è vero che tutto parte dai singoli caratteri, certamente. Qua bisognerebbe vedere gli studi, magari Giacomo gli ha fornito della roba, perché magari ci sono, sono stati fatti degli studi su questa cosa che lo, lo dimostrano in modo incontrovertibile. Uh, perché se sono dei caratteri eh, somatici, diciamo così, eh, ma ci sono anche quelle che lui definiva le influenze culturali, no? quando faceva ovviamente la vignetta del, del tipo preso in giro perché gli piacciono, eh, era un uomo, eh? Eh, allora come dicevi te può essere qualcosa di più della morbidezza delle forme, può essere un'idea al tipo di donna o di, o di uomo. E quindi possono esserci tutti delle, sì, poi dipende cosa. delle caratteristiche. Sai quando si dice, sono stereotipi, no? che la donna vuole l'uomo eh, forte, che gli rappresenta il cacciatore, che, che uccide la preda, che cazzo c'è, una cosa del genere. Eh, si va oltre al discorso del carattere somatico, probabilmente. Però. Sì, bisogna, bisogna, anche, bisogna anche definire bene caratteri. Eh, un atteggiamento. Se vogliamo stereotipicamente definire le donne come più sensibili, più accoglienti, un atteggiamento di quel tipo è un carattere. Eh, un uom gli uomini che magari dicono di essere attratti dalle donne femminili a volte intendono anche quello. Chiarisco, visto che stiamo su internet. Non, non penso che ogni donna debba rispecchiare questo stereotipo, no? però parlo di cose che potenzialmente possono essere attraenti. Allo stesso tempo, quello che aggiungerei, però di nuovo, è un video di otto minuti di divulgazione per un pubblico tendenzialmente giovane. Aggiungerei che nell'orientamento sessuale c'è anche un rispecchiarsi nel proprio ruolo e quindi uno può anche essere attratto da una donna perché con la donna... Si vede a comportarsi in un certo modo, eh, è attratto dall'interazione con ella. Parlo di uomo. Viceversa, una donna può essere attratta da un uomo non necessariamente per il carattere maschile in sé, ma perché brama ehm, nella seduzione, nella danza, nel rapporto ehm, un atteggiamento più indipendente, di nuovo, parlo, più intraprendente, di nuovo parlo sempre per stereotipi, eh, ama Magari una dominazione fisica. Di nuovo parlo per stereotipi. Questi non sono propriamente caratteri, però il discorso, il discorso che fa è, è giusto, adesso, è Sì, 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 assolutamente. Sono... Assolutamente. Va davanti allora. O da entrambi, o da nessuno. Poi è normale che, come per il sesso biologico, sia più facile dire di essere attratti da maschi o femmine, ma è importante avere consapevolezza che si tratti di un'approssimazione. Gli animali, che sono stupidi ma meglio delle persone, dato che non. <ride> apprezzo questa osservazione sugli animali eh, ripeto lui l'ha chiuso il discorso no? eh, dicendo si tratta di un'approssimazione se c'è l'aspetto culturale che entra in gioco e quindi non stiamo parlando solo di, del, del discorso fenotipico ma stiamo parlando di tutto ma lui già l'aveva detto no? eh, può non essere un'approssimazione cioè può esserci una pressione sociale ad apprezzare il maschio o la femmina a seconda di chi sei, di chi sei nella società. No? Cioè, come la pone lui, sembra che tutti noi siamo, non voglio dire confusi, ma siamo attratti da un, da un insieme di caratteri che, non, che solo incidentalmente corrispondono con il sesso biologico. In realtà questa corrispondenza viene anche forzata dalla società o comunque aggiustata in, 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 in irrigimentata eh, dalla, dalla società, quindi non so, la fa molto più eh, secondo me la fa molto più, ma anche all'inizio soprattutto all'inizio, la fa molto più sfumata di come sia veramente. Che le sfumature a livello biologico possono esistere, non ci sono dubbi. Ma il punto è che poi, nel momento in cui entriamo nella cultura e ci entriamo praticamente subito, eh, queste sfumature vengono eh, di solito eh, sostituite da, eh, da confini abbastanza netti? Se, secondo me eh, nella prima parte la fa più sfumata del dovuto, adesso non lo so, S potrebbe essere anche un po' il suo stile, che è uno stile da, eh, diceva qualcuno in chat, da extraterrestre, uno stile un po' da alieno che parla degli umani. Eh, un po' il fatto che siamo abituati a vedere discorsi di questo tipo uh, nell'estrema sinistra e allora magari ti aspetti questo, però mh, sui caratteri in realtà nulla di quello che ha detto uh, fa pensare a una preponderanza della fluidità, come viene intesa veramente nel senso di persona indecisa eh, o di bisessualità o di pansessualità, eccetera, eccetera. Cioè lui ha detto siamo attratti da un un insieme di caratteri eh, che possono essere incidentalmente maschili e femminili, ma poi generalmente ci racchiudiamo. Certo. Secondo me è una di, quei, di quelle situazioni in cui il solo fatto di parlarne ti fa, fa sembrare che tu stia ingigantendo il problema. Il punto è che come fa, la questione non il problema. Eh, il punto è che come fai a non, a, a, a non farla sembrare più netta di quella che è, se sei uno dei pochi che ne parla in questi Secondo termini Secondo me, qui. molto deriva da quell'introduzione lì e dal discorso delle proporzioni dell'intersex. Sì, um, sì, sì, adesso io sono. sono se lui sono avesse, testo. grazie a Chomi, se lui avesse fatto un'introduzione differente, innanzitutto partendo dal, dal, dagli usi e costumi umani ne, nelle pratiche di riconoscimento del sesso alla nascita, cioè come facciamo a sapere di che sesso è un bambino appena nato? Che mi, mi sembra in realtà il modo più terra-terra per affrontare la questione, soprattutto da un punto di vista che vuole essere introduttivo, vuole mettere mh, lo spettatore a a contatto con qualcosa che riesci immediatamente a, a trovare. E, e poi il discorso di, di questa sovra-rappresentazione intersex in quella strana proporzione, peraltro mob con, i, con i soggetti mobili all'interno, sì. ehm, ti ha dato proprio questa sensazione di ehm, le cose sono molto più sfumate e confuse, se vogliamo, di come ti sembrano. Che non è una cosa con cui sono necessariamente d'accordo. Eh, dopo no, il discorso dei, dei caratter ci sta. Nel momento in cui lui ammette che c'è un'influenza culturale che tende un pochino a instradarti, che vale poi per tutti, ai eh, modi diversi, ovviamente. Eh, ci può stare. Voglio fare una precisazione sul bye, discorso bye. del riconoscimento alle nascite, perché mi aspetto un commento che possa farci notare che mh, accade. Relativamente spesso, non so i numeri, che i medici alle nascite eseguono dei piccoli interventi di chirurgia per indirizzare verso uno dei due sessi qualora ci sia un'indecisione. Questa cosa è vera. Eh, qualora i caratteri siano in contrasto tra di loro e non ci sia un assoluto dominio del genitale maschile sul genitale femminile, è vero, però è anche vero che spesso non ci sono tanti dubbi su quale sia la chirurgia da effettuare perché è più chiaro che si stia da una parte verso un'altra. Quindi è vero che c'è variazione allo stesso tempo, nella maggior parte dei casi, se non è maschio o femmina è. Molto più chiaramente convenientemente maschio-femmina. Questo non vuol dire che magari storicamente non, sia non siano state fatte chirurgie sbagliate, non siano state prese delle scelte azzardate, questo non c'è ombra di dubbio. Però negli ultimi anni vedo che nel parlare dell'intersessualità e della non totale definizione dei caratteri si se si sembra che si faccia un po' troppo, eh, si sovrastimi un po' il numero anche nel portare questi esempi qui. La maggior parte delle persone. Nascono maschi e femmine, ma restando che ci sono individui in giro che magari non ne hanno nemmeno idea perché i genitori non gliel'hanno mai detto: che hanno magari dovuto subire una piccola chirurgia alla nascita perché c'erano ehm, delle, delle incertezze. Concordo, ringrazio Untitled e vado avanti. Di essere attratti da maschi o femmine, ma è importante avere consapevolezza che si tratti di un'approssimazione. Gli animali, che sono stupidi ma meglio delle persone, dato che non pensano a riprodursi per mantenere la specie, guardate i panda, 100% naturali eh!, si accoppiano con chi gli pare, possono essere eterosessuali, ma avere anche tendenze omosessuali, bisessuali. Asessuali, guardate i panda. Noi vediamo prevalentemente animali eterosessuali perché la maggioranza di loro è così o sarebbe quasi estinta. Ma ciò non rende l'orientamento eterosessuale più naturale, solo necessariamente più comune. Ed è norma normale o naturale che ci siano orientamenti più comuni e orientamenti meno comuni. Come è normale che esistano i quadrifogli, che sono una variante poco comune dei trifogli. Sono d'accordissimo con questo discorso che lui fa. Uh, naturalmente la scelta grafica è sempre uh, boh, forse necessaria, forse, uh, forse inevitabile. Uh, il fatto poi che esistano rapporti come, um, come dice Lacchi, no? non esistono coppie monogame o omosessuali in natura. Il fatto che esistano negli animali... Eh, non, sono, non, sono, non sono sicuro, tra l'altro, di questa cosa. Uh, penso che siano rarissime, ma che esistano. Mm. Però, però, di no, non ho, non ho il dato, parlo per sentire. Okay, forse, okay. forse addirittura, se lo diceva Giacomo, da noi dal vivo. Uh, penso che siano rare, ma ci siano... È vero che in natura è molto più diffusa la bisessualità della pura omosessualità. Ok, ok, ne esistono, ne esistono. Um, il fatto che eh, si confonda... Uh, come posso dire l'orientamento sessuale degli animali con l'orientamento sessuale degli umani io non lo farei perché sono due cose molto diverse uh, se il gatto ha anche dei rapporti omosessuali non significa che abbia un orientamento di un tipo o un orientamento di un altro l'orientamento uh, è pieno di uh, come posso dire uh, influenze culturali eh, anche ovviamente inconscia, che fanno parte del, dei primissimi anni della vita. No? Eh, quindi, io, io il parallelo con gli animali cioè, ci sta per dire non c'è niente di, di contro natura, mm -hmm. ovviamente, ma d'altra parte, come potrebbe? Cioè, qualunque cosa facciano gli esseri umani è naturale, ma insomma, ehm, capisco il discorso sullo stereotipo. Ehm, però poi il, il parallelo con gli animali lo lascerei abbastanza perdere perché secondo me non c'entra oh, tanto. Co come al solito, scusa, aggiungo solo una cosa: il discorso delle proporzioni a schermo. È, è tutto, Vabbè, in è tutto questo caso stessa... è così semplice, però, che si capisce dai, che è assolutamente cioè se... sì, sì, è sì, palese sì, sì, la sì. semplificazione in questo caso, secondo me. Sì, 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 sì. è comunque eh, direzionato verso uno scopo. Ma ci può stare, per carità, scopo che condivido, anche volendo, però, okay. mm. un, Una cosa che mi ha fatto venire in mente parlando del parallelo con gli animali, secondo me, tutte le volte che si parla, si utilizza l'esempio degli animali per legittimare la. Legittimità, scusate eh, la ripetizione dell'omosessualità o comunque di qualsiasi tematica di diritti civili ci si abbassa un po' al livello di persone ottuse. Sono cioè, io è, è vero quello che ha detto? Per eh. me non è, è un'argomentazione. Né valida né necessaria nel parlare dell'omosessualità e della bisessualità riguardo agli umani, è chiaro che ti viene da farla, perché dall'altra parte magari hai un Salvini che ti urla questo è contro natura. Magari nemmeno Salvini, faccio l'esempio no, del, 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 del cavernicolo di estrema destra, eh, nemico ideale della sinistra. No? E allora ti abbassi a quel livello. Però a me non cambia niente, cioè non, non ho bisogno dell'esempio degli animali. Per, eh, anzi, penso, penso che sia un po' svilente doverlo è andare proprio... a prendere. È proprio la fallacia naturalistica a cui si risponde con un'altra fallacia naturalistica perché si scende, come dicevi te, a livello dell'obiezione stupida. Per cui ah, deve succedere, gli uomini devono fare quello che succede in natura, se no... Prima di tutto gli uomini sono natura, è impossibile per qualunque essere umano fare qualcosa di innaturale, non esiste sì. niente di innaturale, ah, certo. non è mai esistito qualcosa di innaturale, perché la natura è il tutto, se vogliamo proprio essere banali. Quindi sfido chiunque a fare qualcosa di innaturale o contro natura, sono tutte retoriche che non hanno alcun senso, che vengono ovviamente da una fallacia naturalistica di solito di stampo vagamente religioso, eccetera. Quindi eh, sono totalmente d'accordo con te, doversi giustificare... Dicendo lo fanno anche i gatti, lo fanno anche i cani, lo fanno anche i bonobo, è veramente eh, non necessario. E come dicevi te, secondo me non è neanche così efficace da un punto di vista argomentativo, proprio perché c'è una tale eh, influenza della cultura anche sul nostro orientamento. Uh, e ripeto, non voglio dire che sia una scelta consapevole lucida, ok? Dico semplicemente che siamo uh, in, imbevuti di culture e di influenze culturali fin dalla nascita, se non prima, okay? uh, Che davvero la, la, la bestiola la lascerei per i fatti suoi, non ne abbiamo bisogno perché siamo noi siamo natura come natura il gatto. E non, uh, probabilmente non si, non si applica neanche tanto. Um, comunque sia, vado avanti. Siano orientamenti più comuni e orientamenti meno comuni. Come è normale che esistano i quadrifogli, che sono una variante poco comune dei trifogli. E arriviamo a noi esseri umani che siamo sempre animali ma più intelligenti, soprattutto dei panda. Per sbaglio abbiamo capito di esistere e abbiamo avuto la necessità di definire noi stessi tramite l'identità. Essendo il sesso una differenza fondamentale del nostro essere, ci siamo definiti in tal senso, creando il famigerato. Genere, che dici, Eugene? Eh, mi sono un po' distratto perché questa parte l'ho già vista. C'è qualcosa di controverso qua. Allora, Gli esseri umani che siamo sempre animali, ma più intelligenti, soprattutto dei panda. Per sbaglio abbiamo capito di esistere e abbiamo avuto la necessità di definire noi stessi tramite l'identità. Essendo il sesso una differenza fondamentale del nostro essere, ci siamo definiti in tal senso: creando il famigerato Genere, il avanti, genere no? è la nostra questo, identità se... tutti, tu voglia fare un discorso su mm. è venuto prima luogo la gallina abbiamo avuto bisogno di costruirci l'identità o è arrivata naturalmente uh, cioè un po la tra... come dico in chat, è un po' la trappola identitaria uh. eh, ma qua siete tutti sul pezzo sul libro che io non ho letto Vi fate, fate spallucce da soli la parte curata da Giacomo finisce qui eh. sì immagino uh. Possiamo anche andare avanti? Eh? Se vogliamo andare sì, avanti, sì. Secondo me è meglio andare avanti e facciamogli sviluppare Sessuale si differenzia dal sesso biologico perché questo è fisicamente la nostra conformazione sessuale, mentre il genere, in quanto identità, è una conformazione mentale. E qui tipo. Mi, mi fermo un secondo. Non è molto bello conformazione mentale, eh? non so se avrei, avrei proprio usato questa, eh, questa parola. Uh, il genere, quanto identità, vabbè. Ok, ci sta. Accettiamolo. Potrei ora. chiedere: Ok, molto affascinante l'identità, ma è proprio necessaria questa distinzione? Perché la nostra identità sessuale non si limita a descrivere il sesso biologico? Se il genere è solo un costrutto mentale, significa che posso decidere a mio piacimento cosa essere? Allora io decido che mi sento una donna e vado nel bagno delle femmine. LOL. Per comprendere meglio il concetto di genere, prendiamo un animale. Cimento con. Allora, questa cosa, scusami Eugene, aspetta che devo beccare. Questa gag va chiarita. Non so cosa ne pensi tu. Eh, la trovo. Eh, scimmiottare un'obiezione. È, un, è uno strong argument. È scimmiottare un'obiezione perfetta. Cioè, l'obiezione è perfetta. Non perché eh, ah, okay, okay. uno cambi genere così. Ma perché ciò che è eh, asseribile soltanto in foro interno non può essere verificato in nessun modo. Non esiste nulla e nessuno su questa ah, terra beh, certo. che possa dire che io sto mentendo certo. quando dichiaro che il mio genere è uno o l'altro. Questo significa che chiunque può millantare un genere mentendo. E quindi questo desiderio di prendere per il culo quelli che a destra giustamente prendono per il culo eh, la insondabilità da foro interno del genere non è efficace mm. perché è proprio una delle debolezze di questa, di questa posizione se non esiste nulla che non sia un sentirsi dentro di sé non esiste nulla che possa sanzionare il vero dal falso e non esiste nulla che impedisca a qualcuno di millantare un genere che non ha per convenienza Motivo per cui sono estremamente problematici, uh, problematiche le um, delibere woke statunitensi che danno dei privilegi a chi si riconosce in un genere o in un altro, proprio perché sulla carta consentono a chiunque di accedere a quei privilegi indipendentemente dal fatto che mentano o meno sul genere. Ah, beh, certo, certo. certo. Uh, quindi fa farei un po' meno il prenditore per il culo, perché capisco che si vuole sempre prendere per il culo ciò che non è di sinistra, ma. Cercherei di riflettere un attimo sul, sulle problematiche che vengono messe in luce anche dalle battutacce, perché in realtà poi la battutaccia si fonda su qualcosa di sensato. Sì, uh, sì appunto, eh, no, tu hai ragione. Mm, D'altro canto, uh, a far l'avvocato del diavolo. Il fatto che sia una battutaccia ti fa subito pensare al sì ma perché ti viene in mente questa cosa qui, cioè vuoi proprio trovare l'estremo della situazione. Con gli esempi che fai tu effettivamente non è un, Beh, estremo. Non e non è un estremo, perché in effetti i privilegi di genere poi sono, a meno che non siano biologicamente fondati, ma non ne voglio fare un discorso trans, a meno che non, sia, non ci sia una ragione... Eh, di giusta differenza perché i maschi e le femmine non sono la stessa cosa, tutte le altre distinzioni sono discriminazione. Eh, questo è indubbiamente vero. Eh... Esattamente, e, e ti, ti ripeto, non è un'obiezione estrema perché noi nella vita di tutti i giorni siamo per fortuna, spero, ancora abituati quando una persona dichiara qualcosa, nel caso ci interessi, ovviamente. A chiedere verifica che questa cosa sia vera, una verifica che non sia solo un'autocertificazione. Hai ragione. E, Hai e ragione. questo fa parte letteralmente della prassi con cui le persone interagiscono le une con le altre, quindi eh, si capisce bene la problematicità del genere. E tra le altre cose, la disforia di genere ha proprio a che vedere con questo, cioè con. Ciò che senti e ciò che sembri. Se non esistesse la dimensione del di ciò che sembri che viene usata come cartina di tornasole di ciò che senti, non esisterebbe la disforia ma, di genere. Ma certo, eh, Il problema è proprio che noi ci, ci, ci basiamo su quello che ci sembra eh, e quindi. e su quello che possiamo vedere e toccare, no? eh, questo crea problemi a tutti, no, non soltanto a chi ha disforia di genere, ovviamente. Quindi questo sì. è un discorso che facevo anche nel video che abbiamo fatto insieme. È, è chiaro che uno ti direbbe, sì, ma la maggior parte delle persone che fanno questa battutaccia non hanno in mente probabilmente le discriminazioni in Canada o possibili derive, ma vogliono semplicemente sfottere gratuitamente eh, una persona che non sta facendo nulla di male nel volersi identificare in un genere diverso. Eh, questa cosa... Beh, però è, è giusto quello che dice: Sto, sto, no, no, ti mi sto proteggendo preventivamente da critiche che arriveranno. Ti voglio rispondere, ingrazio Pella The Hero. Ti voglio rispondere: eh, la persona non fa nulla di male, ma anche sfottere non è nulla di male. Vero vero eh, c'è un po' il discorso poi del stiamo con Luttazio stiamo con Igorio? Eh, cioè. lì entriamo nella satira verso il basso um... perché? perché necessariamente verso il basso? satira verso, verso l'alto verso... no, no no ho capito cosa intendi uh, dipende, dipende dai, dai casi potrebbe dipende anche da, essere verso l'alto dipende da come viene fatto questo discorso se questo discorso lo fai con una persona che sta semplicemente esprimendo se stesso ed è un discorso chiaramente tranciante a voler svilire eh, non è satira. Se certo. questo discorso lo fai a un politico che vuole proporre eh, una, una legge che, che discrimini sul genere in modo non equo, allora è satira giusta. Sono d'accordo con te, eh, soprattutto può essere. Dipende dal contesto, può essere una persona sgarbata, fuori luogo e maleducata, certo. e può essere una persona che fa un'osservazione un che fa ridere e che mette in luce un problema. Quindi no, no, non sarei a prioristico. Ecco sì, caso. sì, no, beh, considerare qualsiasi categoria come immune da satira e ironia è pericolosissimo. Esattamente, è però ci, ci sta in realtà a sottolinearlo sempre. Comunque, vado, vado, vado avanti. LOL per comprendere meglio il concetto di genere prendiamo un animale. Noi sappiamo che il sesso biologico dell'animale è maschio, ma l'animale non si sente maschio o femmina. Non sa neanche cosa sia il sesso biologico perché è stupido. L'animale reagisce solo agli stimoli. Ora rendiamo questo animale un umano. Che senso ha la mia vita? E facciamolo crescere in una società. Adesso sì che dovrà capire se sia maschio o femmina. Gli dicono che i maschi e le femmine si distinguono dalla forma del corpo e ha già un primo indizio sul suo genere. Internamente riceverà gli stimoli di altri caratteri sessuali, pensate agli ormoni, che possono essere in accordo o meno con le caratteristiche del genere che gli hanno dato e dovrà capire come interpretarli. Agli stimoli sessuali biologici infine si aggiungeranno una marea di stimoli esterni, ambientali e culturali, quando si confronterà direttamente con la divisione dei ruoli nella società e nelle relazioni più vicine. Sono molto d'accordo su questa cosa. Questa parte qua, secondo me, è, è giusta, soprattutto anche nella differenza con l'animale. Sì, cioè, L'unica precisazione sugli ormoni che lui ha detto potrebbero essere d'accordo o meno con il genere attribuito alla nascita, generalmente sono uh, però più d'accordo che in disaccordo. cioè Ricordiamo chiaro, che l'omosessualità o la disforia di genere sono comunque minoranze soprattutto la disforia di genere sono eh, minoranze non vuol dire che non debbano essere tutelate non siano naturali eccetera eccetera però eh, allora ti faccio, ti faccio una domanda su quello che hai appena detto se è vero che sono eh, disforia e omosessualità sono minoritarie allora forse si potrebbe dire che anche la rappresentazione che lui ha fatto nel cervello sia eh, una sproporzione cioè questo, questo impatto culturale forse non è così gigantesco rispetto ai Tratti e agli ormoni? Probabilmente sì, è chiaro ah. che è molto difficile fare una proporzione, è impossibile anzi, possiamo dirlo perché eh, mentre, mentre gli ormoni, poi non penso tutti e i geni non penso tutti, siano codificabili eh, in maniera abbastanza oggettiva eh, e quindi lì una buona approssimazione la riesce a fare, è tutto ciò che è cultura, come fai a dargli un peso? Quindi, quindi sì, però eh, a volte nel progressismo nel voler considerare le influenze culturali si sottovaluta un pochino la genetica che è molto importante anche nel determinare l'orientamento sessuale e, e tra l'altro non, non si capisce perché questa cosa può immagino che da alcuni questa cosa possa essere considerata retrograda ma non vuole esserlo eh, però insomma secondo me per, mi, sono abbastanza sicuro che che da quello che sappiamo sia così, tra l'altro ne, ne parlava anche Giacomo tempo fa, eh, quindi sono, sono, abbastanza, sono abbastanza, mi sento rincuorato anche se è un principio di autorità quando una cosa l'ho ris risentita anche da Giacomo, però in realtà anche, anche quello che studiamo noi in psicologia è di non sottovalutare la componente genetica Vado avanti allora tutti questi stimoli, biologici, ambientali e culturali, formeranno un'identità di genere molto più complessa del semplice sesso biologico. Gran parte di noi ricade nel ramo di variabilità in cui l'identità combacia col sesso biologico ed è detta persona cisgender. Una piccola parte sviluppa un'identità che non combacia, le persone transgender, altri sentono molto meno questa divisione e si sentono entrambi o nessuno dei due, persone non binarie. Anche qui lo, fa lo faccio perché ormai l'abbiamo detto ogni volta, la rappresentazione da un punto di vista quantitativo, vabbè, è quel che è. Però l'ha detto. De e, e infatti l'ha detto, però eh, mi sembra quasi un video, se posso dire, che vuole fare una carezza ai non binari e ai transgender. Cioè vuole essere rassicurante, consolarli del... Eh, in qualche modo sentirsi esclusi, eccetera, eccetera, eh, un pochino a scapito della rappresentazione scientifica, diciamo, della, della distribuzione dei vari mm -hmm. generi. Comunque, beh, ci può stare, eh, però. Okay. Mi immagino anche, mi immagino forse. Per dovrebbe una uno, una persona... Non dovrebbe essere uno schiaffo Grecote, dovrebbe essere <ride> come stanno le cose, come la vedi. Una persona non binary forse potrebbe non essere d'accordo sull'essere posizionata nello spettro come ha fatto lui. Non lo so, però eh, ovviamente poi qualsiasi rappresentazione grafica è limitante a un certo punto. Sì, ok, però mi piace. Cado dal Melo chiede: Ci sono dei numeri. Posso usare quelli ad esempio? Cado dal Melo dice: Mi spiegate la frase sentirsi uomo-donna cosa significa? Cado dal Melo c'è un video sul canale YouTube di Wesa Channel che si chiama Cos'è una donna? Tutto ciò che ti serve. Non ne sono convinto che sia tutto ciò che serve. Beh, oddio, una donna. Dobbiamo ricordare gay e trans di essere pochi. Cosa dobbiamo fare, Grecote? Tu fai quello che ti pare e se una persona vuole eh, rappresentare la realtà, rappresenta la realtà, se no possiamo sovra le minoranze, è il motto del no? Dobbiamo pagare per i, nostri, per i peccati dei nostri padri, non credi? Eh, andiamo avanti, prima che mi incazzi definitivamente. C'è le persone transgender, altri sentono molto meno questa divisione e si sentono entrambi o nessuno dei due persone non binarie. Per rispondere alle domande, quindi, il genere non può limitarsi a descrivere il sesso biologico perché quest'ultimo è solo uno dei fattori che influenzano la nostra identità sessuale, che non è fisica, ma mentale. Il genere, sebbene sia mentale, non è una scelta, è comunque inciso nel cervello, è una parte di noi. Ognuno ha bisogno di identificarsi con ciò che capisce di essere, non con ciò che ha voglia di essere. Dopo il fatto attimo. che non... Mm -hmm. Dimmi, dimmi, dimmi. Visto che il discorso, il discorso qua penso l'abbia fatto, al merito, c'è un po' di dicotomia corpo-mente, non è proprio... Non, non... Sai, a un certo punto fai fatica a non metterla, sì, nel sì, senso sì. che è logico che devi decidere che nel cervello c'è un omino che prende le decisioni. Eh, la, la, ver la verità vera è che è tutto natura eh, però no, ma lo, lo dico solo perché ormai stiamo analizzando estensivamente questo video l'ho detto no, no, anche certo, prima certo, è un video certo. di 8 minuti con una base comica pensato per essere proprio divulgazione leggera cioè io quando, quando dico queste cose non vuol dire ah allora il prodotto è insufficiente cioè... no 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 ma per carità ma ci manca no, anzi il video è pregevole ma eh, sì in questi, in questi discorsi c'è sempre un dualismo ma perché eh, d'altra parte viviamo in una società che si basa sull'illusione del, del dualismo. Intendo società proprio da un punto di vista della responsabilizzazione giuridica delle persone, quindi eh, noi stabiliamo che esiste, anche se nessuno lo sa tracciare eh, e nessuno lo sa trovare, esiste un confine dove finisce la natura e inizia la, la magia della scelta, dell'arbitrio e di tutte queste cose qua. Eh, va benissimo, non potremmo fare diversamente, ci percepiamo i decisori del nostro agire. Poi che noi lo si sia veramente è un altro discorso, non possiamo non percepirci come tali. Solite, solite, solite gag, non, non, non starei a. Eh, non, non mi aspetterei nulla di diverso da questo certo. video, è inevitabile. A mio vista. Massimo Ripley scrive: E allora fai a meno di fare video del genere. Io non sono d'accordo. Mm, lui fa, sceglie di fare un prodotto di questo tipo. Eh, questo non toglie, noi abbiamo già detto entrambi cosa ne pensiamo sulla divulgazione che a volte può essere molto utile, a volte viene erroneamente intesa magari come sostituto di prodotti di qualità superiore, può essere eh, distrazione. Discorsi che abbiamo fatto mille volte. Detto questo, lui fa un video del genere. Tutti gli altri vanno diritto di fargli notare magari eventuali semplificazioni, e la discussione va avanti. Cioè non, 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 non è dannoso, altrimenti salviamo solo. Cioè qual è il livello di precisione minimo per pubblicare qualcosa? Qual è il, anche solo di durata, di, di minuzia, semplificare, a un certo punto è inevitabile. Sì, sul fatto che sia anche una sua opinione, sì, diciamo che è impensabile considerare tutto ciò che viene mostrato in questo video eh, inopinabile. Nel senso, cioè io sono, a parte le cose che ho detto, sono d'accordo, ma eh, eh, e quelle, e le cose che ho sottolineato sono molto laterali rispetto al suo discorso generale. Eh, però capisco che ci sono persone per cui queste cose sono molto molto problematiche, non, non vengono accettate come vengono mostrate. Chiaro, contro la biologia c'è poco da dire. <ride> Magari dalle altre parti vengono considerate più un'opinione di, di cartoni morti che eh, dei dati di fatto. No? Um. Sì, però, però mh, non lo so, anche quello che stiamo facendo noi no? è un contenuto più lungo, stiamo commentando, siamo parassitari del suo contenuto, però anche la parte che abbiamo fatto noi di biologia la facciamo eh, comunque con delle conoscenze di biologia abbastanza limitate, cerchiamo di essere onesti, mettiamo fuori quello che ci viene in mente, uno potrebbe dirci allora se non sai, se non sai di biologia, se non sai, devi, devi, per commentare questo video devi sapere di biologia, genetica, psicologia, antropologia, cioè... Ognuno prova a dare del suo sul tema, poi la società... Sì, sì e comunque è critico, non c'è è... una... Come posso dire? Non c'è un taglio finale. Sì, secondo me è un video di, di divulgazione e anche un video eh, politicamente inteso, ovviamente, ma ci può stare. Cioè, lo trovo, lo trovo, trovo che il fatto che sia un video che ha un contenuto con un impatto politico... Uh, lo renda un video più interessante cioè, io preferisco un video che uh, dice qualcosa uh, di, di politico che un video che, che si limita a raccontarmi come funziona come funzionano i gametti cioè, uh, quindi lo, lo trovo naturalmente i, i dati, i fatti scientifici non parlano da soli esiste una piccola componente valutativa anche in un video come questo generalmente la condivido ci sta, e comunque è, è sempre dal mio punto di vista, è sempre la componente valutativa a rendere un testo interessante come quando parlo di critica. Eh, e si parla no, di oggettivo e soggettivo. Eh, l'oggettivo sta lì, eh, beh, certo. <ride> o, o neghi la realtà oppure, oppure non la conoscevi. Ma sti cazzi, l'oggettivo è lì. È Il soggettivo, l'interessante, cioè, in realtà di questo video mi interessa l'elemento Lorenzon ma chiaro. più che come sta il corpo umano, che è sicuramente meravigliosa, però ok, ma anche, è, è lì che c'è il valore aggiunto. Ecco, anche perché Lorenzon non consiglierebbe a nessuno in grado di leggere un testo universitario di biologia, di studiare la biologia da, da cartoni morti, ma cioè, è, consapevole, ma è, è consapevole pure lui che siano, che siano contenuti diversi assolutamente sì vado, vado avanti dai che lo faccio è comunque inciso nel cervello è una parte di noi ognuno ha bisogno di identificarsi con ciò che capisce di essere non con ciò che ha voglia di essere questa in realtà è una parte è una parte interessante bisogno di identificarsi però bisogno è molto forte mm -hmm. È così? Che lo sa so? Non ci ho, ho mai ragionato. Beh, sai, sai, che, sai che abbastanza sì, però. no no, ma non dico mica di no. Per mantenere, una, cioè, eh, per mantenere un. il concetto di sé, sia nello sviluppo, ma che poi non finisce mai, perché noi parliamo di sviluppo, soprattutto in infanzia e adolescenza, ma eh, anche se meno, avviene sempre. È, è fondamentale per prendere decisioni sul proprio agire nell'interazione con gli altri. Sì, e... sì, certamente sì Secondo me, bisogno ci sta come, come termine. Sì, sì, sì. E poi scusami, che lo devo riascoltare. Questa parte è interessante. Identificarsi con ciò che capisce di essere, non con ciò che ha voglia di essere. E, e questa cosa come la vedi? Identificarsi con ciò che capisce di essere, non con ciò che ha voglia di essere. In altre parole, ti sta dicendo che hai voglia la pressione sociale, ma tu non puoi davvero sentirti ciò che non ti senti, ok? Per cui se sei, faccio per dire, omosessuale hai ah, voglia a dirti no, devo essere etero, devo essere etero, devo essere etero perché sennò eh, avrò una vita più difficile, sarò discriminato, eccetera. È, impo okay. è, è impossibile separarli, secondo me. Okay. Eh, ma infatti è come impossibile analizzando qualsiasi fenomeno psicologico quanto venga dall'io e quanto venga dalla società. <ride> cioè, noi, eh sì. noi lo facciamo per semplificazione, ma nessuno poi può sapere in che misura. Anche eh perché sì. ciò che... Mh, capisci lo capisci anche in riferimento a come lo hai imparato dalla società cioè ciò che capisci non è innato le riflessioni comunque partono dalla società e quindi partono dalla volontà se vogliamo di altri anche se non c'è il mostro cattivo e il burattinaio della società sono semplicemente infinite influenze quindi vanno a separare. Ti posso fare una domanda, visto che in chat si negava la categoria di non binario e in realtà ho sentito molte persone negare questa categoria. Mm. Um, mi dici qual è la tua opinione? Cavolo, sulla non binarietà. Mm. Perché anche, ad esempio, nella sua, nella sua rappresentazione no, precedente, scusa, perché casco un po' dal perro nel senso che mi interessa. Vai, vai, vai. Eh, Dicevano, questo si sente cisgender, c'è cioè un'equivalenza un un fra eh, il biologico e il genere, no? Certo, È giusto. Transgender, una differenza, non binario non si sente né l'uno né l'altro, ok? Quindi non sente né di avere un'equivalenza di genere e sesso, diciamo così, né una differenza. Che cosa... Cosa vuol dire davvero? Che, che come come si, si riconosce? Come si, si definisce? Sai, il transgender, la persona transgender ha un... Eh, un riferimento a cui rifarsi, ok? Cioè, eh, ipotizziamo eh, un transgender eh, nato biologicamente maschio che però non si rivede nei ruoli associati ai maschi e nel, anche nella rappresentazione, perché poi non è solo un discorso di ruolo, non vede nemmeno se stesso, non vuole rappresentare se stesso in quel modo lì, ma ha eh, un altro riferimento a cui rifarsi, ossia la donna l'assenza di un riferimento eh, ti può portare al discorso del non binary che potremmo interpretare come oddio potrebbe essere una vittoria dell'individualismo al dispetto di quei ruoli lì eh, è chiaro che avviene sempre in relazione a quei ruoli lì cioè tu sei non binary proprio perché esiste un binary eh, a cui non essere però altro, eh... non ti viene un pochino da chiederti ma allora cosa sei? cioè nel senso, descrivimi cosa sei cioè descrivi il tuo genere ok, il mio genere non è quelli che si usano di solito, perfetto, non c'è mica nessun problema e che cos'è allora? Hmm. Hmm. Cioè, fammi, non, non darmi solo no, la, la, sì, la, sì, sì, la anche... teologia negativa, sì, che cosa Dio non è, ma ah, dimmi anche che cosa Dio è. Cioè, non hai ragione, se... anche perché il discorso del non binary eh, come vedo che qualcuno scrive in chat eh, è più facile definirlo in una società in cui i ruoli di genere sono molto definiti. Se noi rendiamo fluido, come in un certo senso auspichiamo, eh, la possibilità di un uomo, per un uomo di avere ruoli anche storicamente femminili, il, se superiamo il fatto che ci si possa vestire, un uomo si possa vestire in un modo rispetto a che in un altro, certe caratteristiche, siano maschili oppure femminili, in realtà dovrebbe essere già una società... Portata all'individualismo tale per cui uh, semplicemente i ruoli di genere si indeboliscono, a quel punto diventa quasi non necessario uh, esprimere questa differenza. E non vedo, lo so, è più dire... in, in chat dicono che Giacomo ha detto che di fatto si può essere solo non binary. No? Uh, e certamente se noi prendiamo certo. le, le, le identità di genere come delle semplificazioni uh, troppo forti perché no, beh, un individuo certo. ci si possa riconoscere alla fine saranno sempre troppo forti per tutti eh, troppo stereotipate troppo tagliate con l'accetta e quindi di fatto nessuno davvero ci si incasella e quindi siamo tutti non binary ma mi sembra che qui non binary sia una cosa un po' più forte di semplicemente non essere precisamente uno stereotipo, eh. una corrispondenza o un'opposizione uh, un come per essere transgender no? eh, devi uh, a bisogna a un certo punto uh, devi anche accettare che che questi discorsi vengano da persone che hanno evidentemente fatto un processo un po' diverso dal nostro ah, di sicuro, di sicuro. nel definire loro stessi e quindi infatti è, 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 è molto complicato a volte si finisce veramente nel uh, ti credo perché uh, non ho modo di non farlo uh, però per, mh, sai una persona che non ha disforia di genere fa molta fatica a uh, capire fino in fondo la profondità della disforia di genere, perché proprio il presupposto è diverso. Non è un arrivo, cioè è quasi una partenza no? <ride> la disforia di genere, non è un, non è un, un arrivo eh, dopo, dopo una riflessione. Eh, e quindi... voglio, voglio fermarmi un secondo su quello che dice Gatling, non so se è per scherzare o se ne. Dice dunque il genere non esiste, io sono io e basta. Posso dire una cosa, e in realtà mi viene da pensare anche, nel senso, se io negli ultimi anni non fossi stato... Eh, esposto a tutta questa roba qui. Mm. Posso dire che non ci avrei mai pensato. Questo ovviamente è un discorso probabilmente da cisgender, no? tipico ah. di, di un cisgender, ma eh, non, avrei, non avrei mai nemmeno pensato della necessità di identificarmi, di... Boh, mi piace quella roba lì, basta, che cazzo. se a te piace quello, fine. Eh, non è che anche la necessità di dirsi non binari nasca da un'eccessiva categorizzazione. Ah, Alla beh, fine, sì, è... ma... sai. L'affermazione di sé eh, esplicita, quindi trasmessa all'altro. Perché tu, per conto tuo, dici perché, avresti, perché avre, dovresti avere bisogno di dirlo. Anzi, qualsiasi categoria tu scelgi è limitante, quindi eh, andando a scavare anche il non-binary, dovrebbe essere limitante per la maggior parte delle persone che si identificano come non-binary, come tu sei solo quello, sei quello, cioè, eh, ti ci, ti ci entri dentro tutto. Eh, de deriva. Lì diventa un discorso anche comunicativo con gli altri. Cioè, come noi, noi magari non abbiamo al momento la, la necessità di definirci troppo forte come uomini, ma perché non siamo mai stati nella situazione in cui di venire fraintesi o comunque lo siamo stati solo molto raramente, quindi non ti poni il problema. Ehm ringrazio Vittorio e, um, una cosa che vorrei dire è che legato al discorso di identità ma non necessariamente quello che ha fatto lui qui ma davvero della trappola identitaria questa sensazione che stiamo in realtà discutendo dei gruppi a cui appartenere proprio a livello sociale adesso non so se sia non binary dire così ma a me suscita un grande rifiuto cioè io comunque non, non, non mi interessa il gruppismo intorno a queste categorizzazioni lo trovo ridicolo trovo comunque ridicolo che una persona si senta Realmente, attivamente parte di un gruppo basato sul genere. Eh, essere prima un individuo che un genere scriveva qualcuno lo trovo veramente importante. Cioè Avrò anche un genere, ma non me ne frega niente. È, vero, so come dire. è vero. Avrai però... tu anche un genere, ma non me ne frega niente del tuo genere. Cioè, sì, però in realtà non è così, perché poi nel uh, scegliere relazioni e sesso, che sono una sfera incredibilmente importante della vita umana, uh, a volte si parte proprio da lì. Cioè, io sono attratto da questo genere, da questa cosa. Sì, eh, sì, sì, perché quindi, cui, alla fine, anche lì sei attratto da individui. Cioè, è vero, sia, tu dici di... persona X mi piaci, ti piaccio, sì. Certo, no? Addio, certo, certo, però tu sei eterosessuale, sei attratto da donne. Eh, ci sono le persone bisessuali. Eh, nel, anche nel mettermi, nel mostrarmi al mondo come cose che ho da offrire come persone con cui cerco un'interazione è chiaro che se uno non lo so se a uno sta stretta una cosa o l'altra eh, può essere scomodo visto che impatta poi su come viene percepito anche a livello sentimentale eh, cioè eh, ehm, è anche un modo per dire Ehi, io ci sono eh, perché eh, a volte uno dice: ah, Sei ragazza lesbica, perché hai bisogno quasi di ostentarlo? No? Le giovani, chi, chi conosce giovani donne lesbiche, insomma, chi ha amiche lesbiche, giovani così, eh, ma anche gay, anche etero, per carità. Adesso infatti, mi, è, mi è venuto in 21 anni, lesbico. Sì, sì, eh, sì, sì, sì sa, sono d'accordo con quello che scrive Sigmund. Sa che c'è anche l'esigenza a volte di vestirsi come tale proprio per farsi trovare dagli altri, non è a volte un caso, è più un devo cercare il simile, e nel cercare il simile, eh, se tu ti senti in questo gruppetto qui di non binari, magari li vuoi trovare. Cosa no? eh sì, che è sta, il discorso che ti piace? Eh, diceva, essendo una minoranza per molto tempo discriminata e repressa, si tende anche a sviluppare una sottotitoli, cioè, esattamente, esattamente. Sentire parte di un gruppo, è corretto, assolutamente, sì, 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 sì. E riprendo da dove eravamo prima, che in realtà eravamo un po' più avanti. Vado, eh? Vai. E di essere, non con ciò che ha voglia di essere. Il fatto che non siamo abituati a gestire questa realtà è un problema logistico superabile col tempo. Ma non c'è un pericolo concreto di gente che si identificherà in dinosauri. È in caso totale rispetto. Il grande fraintendimento che ci ha portato a dividerci in due generi assoluti è nato principalmente per la nostra tendenza a semplificare la realtà, così da renderla più comprensibile e gestibile. Ci siamo rinchiusi in una gabbia stretta dalla quale fatichiamo ad uscire anche con le conoscenze attuali. E se per molti non è un particolare sacrificio sopprimere la propria complessità, per altri è fonte di grande sofferenza perché si parla di ciò che sono. La natura è molteplice, variegata, non si dà uno scopo e non si definisce, l'unico a darsi delle definizioni è l'essere umano, deve solo stare attento a non crederci troppo. Che dici oggi? Um, ci sta tutto il discorso. Preciserei che comunque, questa gabbia stretta che ci stiamo dati è una gabbia in cui la maggior parte delle persone sta bene. Eh, cioè, semplificare non è, non è una cosa ottusa ma un po lo dice anche lui mm. eh, però farei giusto questa sottolineatura qui eh, non so hai altre perplessità no no sono, sono d'accordo alla fine sono tutte delle sono tutte delle delle convenzioni e delle, dei negoziati che si fanno c'è un motivo se si è fatto in un modo e se sarà il caso si cambierà Uh, tanto è sempre, è sempre un negoziato politico uh, in cui le parti sostengono i propri interessi e chi riesce a farli rispettare li, li afferma. Uh, sì, sono d'accordo, non sarei sminuitivo nei confronti di categorizzazione, ma non lo è, come dicevi non lo è neanche lui, uh, non sarei sminuitivo nei confronti di categorizzazione anche di del concetto di normale, perché il concetto di normale anche qui è un concetto d'uso. Naturalmente, occhio a naturalismi troppo forti, però sono, sono tutti concetti, come diceva lui, non problemi logistici. Sembra una stronzata, ma in realtà la, la logistica è di primaria importanza quando si fanno discorsi di questo genere. No. Eh, ci, sono, ci sono delle ragioni eh, davvero di, di organizzazione degli esseri umani e di eh, semplificazione delle, della vita di, de, della maggior parte delle persone, poi ma... ripeto. Ma poi no, non si scappa dal concetto di normale, eh, si può solo spostare la norma, eh, ma per l'essere umano interfacciarsi con il mondo richiederà sempre semplificare, eh, raggruppare, eh, proprio anche, anche per una già per una questione di, di campo visivo e di contenuto a livello di capacità cognitive eh, è inevitabile. Quindi sì, parlare di gabbia magari fa pensare solo negativamente. L'unica cosa importante è quello che dice lui alla fine: bisogna non crederci troppo, sai, si, si potrebbe restare lì, non è nemmeno importante capire tutto questo discorso, non è nemmeno importante fino in fondo capire esattamente come si sente una persona ehm, non binary, anche perché poi vallo a dimostrare che tutte le persone non binary si sentono nello stesso modo. Eh, Basta accettare che, se una persona non fa niente di male, è libera di fare quello che vuole e di, di determinarsi come gli piace. Sono d'accordo con te, sono però molto d'accordo con quello che scrive Vincenzo. Il discorso della gabbia non mi piace, a modo mm, di vedere, da visto. cui derivano tutti i complessi di superiorità dei decostruiti, e sono assolutamente eh, d'accordo. È una cosa che non ho mai tollerato in alcuni influencer della sfera LGBTQ, eccetera, eh, un, un sostanziale senso di superiorità. Cioè io sono al di fuori del classico, classico standard eterosessuale e quindi in realtà sono più libero di te. Perché mi, mi faccio imprigionare di meno? Ok? E anche qui lui dice: ci sono persone che sentono poco no, la, la pressione de, della gabbia e altre che la sentono di più. Anche qui, come se fosse una questione di eh, sensibilità diversa. Semplicemente sono persone che casualmente, e saranno la maggioranza, altrimenti non sarebbe quella la norma, certo. eh, rispondono a quella che viene definita la norma e persone che non rispondono ad essa, ma non. Eh, Vorrei un pochino togliere questo stereotipo che la persona non cis sia più sensibile, sia più acuta rispetto uh, agli stereotipi della società in fin dei conti questa sorta di pressione che senti spesso da alcuni esponenti di quella comunità del ma dai ma prova anche tu che in fondo lo sei anche tu, che è una cosa che sinceramente mi dà molto fastidio perché se fosse fatta all'opposto sarebbe giustamente considerata intollerabile. E, è, comunque parte, è comunque una parte. È una parte, assolutamente sì, però questa, questa immagine che ho messo adesso a schermo è abbastanza una rappresentazione anche di come la dice lui, di un... C'è un po' questo sottotesto no, del, dei decostruiti come più sensibili o più, eh, possiamo dire, eh, critici anche, no? Ma anche perché, anche perché decostruito è solo un modo nuovo di dire persona che ha fatto un percorso critico individuale e non c'è... Cioè, non nulla dice che essere decostruiti poi voglia arrivare ad avvicinarsi a una bisessualità, ma non è, le persone oneste non sostengono nemmeno quello. Però a volte, a volte c'è un po' la spocchia, e soprattutto si tende nel mondo molto attivo sulle tematiche LGBT a dare per scontato che la persona, l'uomo maschio, bianco, etero, cis non possa aver fatto un percorso di decostruzione fermo che non spetta a nessuno imporla a qualcun altro cioè ripeto, la, la, ciò che è lecito rimane il rispetto della libertà degli altri a me poi se, se uno non è uno stronzo che sotto sotto sia decostruito o meno e che sotto sotto pensi che gli fanno un po' schifo le persone trans a me non interessa, a me interessa come agisce eh, chiaro, eh, chiaro, poi chiaro. Ci, po ci si può decostruire e essere ben felici ovviamente dei propri ruoli di genere. Sì, 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 sono, sono assolutamente d'accordo. Scrivere mi stupisci suona molto come pure tu hai bisogno di credere in Dio anche se non lo sai. sai alla fine credo che puoi far parte di, eh, di gruppi i i molto forti da un punto di vista identitario nei quali magari ci si ritrova per vicissitudini che si sono attraversate, porti alla lunga a sentirsi un pochino i migliori e a sentire gli altri può portare a sentire gli altri come nemici. Questo vale da qualunque punto di vista, sia dal punto di vista etero che non etero, o qualunque altro vogliate. Cioè questa idea che magari alcuni esponenti della comunità LGBTQ, plus, eccetera, hanno che in fin dei conti il maschio bianco etero cis sia il fascista, eh, deriva dal fatto che eh, sono abituati a stigmatizzarlo, sono abituati a, stereo, a vederlo come il nemico, perché in, per certi versi i loro nemici appartengono a quella categoria, viceversa quelli che pensano che questi siano moralmente indecenti o che ne so io, stessa cosa, stanno in un gruppo che tende a stigmatizzare l'altro gruppo. Quindi ancora una volta l'ideale sarebbe non considerare mai gli individui sulla base del gruppo di appartenenza. Mm. Cioè, pur considerandolo, ma eh, pur conoscendolo non valutarli su quello. Eh, anche perché essere o non essere etero, essere o non essere cazzo, non so, trans o non binario, quello che è, eh, in nessun modo costituisce valore della persona. Non, non è un merito, non è una colpa, non, si potrebbe, sarebbe meglio dire che in un mondo ideale non ha nessuna importanza. Eh, e quindi. Uno dei problemi dell'identificazione nei gruppi, della forte identificazione di gruppo, è che molto spesso per le persone è un modo per trovare un valore che non sanno, che non sanno costruire eh, diversamente. In un mondo senza gruppi, che non esiste naturalmente, ma facciamo per ridere, in un mondo senza gruppi verrebbe fuori il reale valore delle persone. Ed è il discorso che faceva Martin Luther King. Esattamente quando diceva: Voglio che i miei figli non siano valutati per il colore della loro pelle, ma mm. per le, le qualità del loro carattere. Quindi, a volte, questa fortissima gruppizzazione, questa fortissima no, tipica del anzi, è proprio la base del wokeism, Questo eh, fortissimo richiamo alla incomunicabilità fra i gruppi. Per cui un'esperienza non può in nessun modo essere comunicata, nessuna esperienza soggettiva può essere comunicata per quello che è stata, può solo essere tradotta in segni, ma questo vale per tutti sempre, non soltanto per esperienze estreme. No? Eh, è un pochino un modo a, a volte per eludere eh, il reale valore di quello che una persona fa, il reale valore che una persona riesce a creare. Eh, non a caso il wokeism si, si, si colloca all'estrema sinistra e non a caso è un movimento fortemente soggettivista. E ovviamente di base anticapitalista. Perché eh, discorsi come il merito, discorsi come eh, creare valore per gli altri che sia riconoscibile in modo oggettivo, quindi in qualche modo afferente al mercato. Tutti questi discorsi sono estremamente anti-identitari. Proprio perché dicono: sì, ok, l'identità ce l'abbiamo tutte, ma quelle sono una premessa che non ce ne frega un cazzo nessuno. Quello che conta è quello che fai dopo l'identità, quello che conta è che fai nel mondo dove ci stanno tutti alla pari? No? E vediamo chi è più bravo. Ecco, quando si, si si addentra troppo e troppo a lungo nei discorsi fortissimamente identitari, per me ci si allontana troppo e troppo a lungo dal discorso di sì, ok, bianco, nero, etero, cismo, andiamo fra un cazzo. Chi è bravo? Chi è che sa fare? Chi è che sa creare valore per gli altri? Chi è che ha quel qualcosa in più? Chi è che si fa veramente il culo? Chi è che merita di più o di meno? Perché poi alla fine sono queste le cose che contano davvero se vogliamo giudicare le persone per, sulla base della loro qualità. Ed è naturale che questo è naturale, è storico che queste cose a sinistra siano mal tollerate, no? Quindi voglio proprio fare una chiusa per ricordarci che non c'è merito e come non c'è colpa in nessuna di queste cose che abbiamo visto in questo video, ma questo significa che il mondo inizia per così dire dalla fine di questo video in poi. Lo dico per chi tende ad esaurirsi, esautorarsi, eh, chiudersi e limitarsi svalutandosi nella propria identità di gruppo, qualunque sia il gruppo di appartenenza. Non limitiamoci, a mio avviso è, è riduttivo e ci porta ad essere perdenti da un punto di vista di quello che possiamo dare, no? Non limitiamoci al gruppo a cui apparteniamo, non c'è nessun merito ad appartenere a gruppi soprattutto innatisti o, o quasi innatisti, no? Ricchi, io mh, non mi esprimo sul perché mi è stato sconsigliato dal mio avvocato dopo le accuse di, <ride> dopo le accuse di transfobia. Eh, no, volevo dirti che eh, fra mezz'ora abbiamo la live solo per gli abbonati Vets. Yes, sir. Io. Io uscirei, yes. ti faccio notare che ti hanno proposto un sondaggio per un sacco di punti. Canale. Che forse penso tu sia tenuto a fare. No, non sono. Non sei tenuto a fare. Okay, Questa no. è una dittatura. Pagliaio di, 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 sono... di foglie ti ha suggerito un sondaggio. Eh, io esco. Io esco. Tu fai. Comunque, trova il modo di scaricare questo file e metterlo sul nostro Drive. Magari con i tuoi canali vediamo cosa sì, fa. Se tu dovrai fare qualche taglietto, tipo quando mi sono incazzato con Grecote, quella parte lì, la devi Ci tagliare sono... Sì, ma... quando divento disumano tu lo devi togliere più che altro dovrò portare dovrò portare il tutto a una durata umana e... ci, sta, ci sta ci sta e, 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 e basta ehm, io vado che così mi ripiglio un attimo prima della live sulla Bonata, perfetto perfetto io arriverò su, streamer, Ragazzi, arriverò su Streamer dai meno 5 mi, sì mi raccomando raga carichi su Wesa Channel è a pallettoni proprio pam pam pam, pam. la live di ieri Eugenio lo possiamo ah. anche dire tenete d'occhio Wesa Channel perché ah, domani su sì. Wesa Channel domani esce un segmento dalla live di ieri da di Wesa Twitch, di di Twitch. Proprio quello che volete rivedere: c'è Quindi... solo Wesa. Io ho solo, ho solo aggiustato la Tamri. È stato un lavoro molto rilassante per me, è incredibile. <ride> e, e basta. Poi, ovviamente, uscirà completa su cantina giorni e giorni dopo, anni forse dopo. Bene, 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 bene. Questo è ottimo, questo è ottimo. Ragazzi, fate i bravi. Eh, sappiate che se non volete necessariamente seguire Wesa Twitch, c'è il Masseo in live in questo momento. <ride> fate, un <po', ride> fate un po' la vostra scelta. Insomma, Adesso guardate. metto su il masseo e lo commento in live. <ride> Ciao, ragazzi, e io come cazzo ah, esco da qui. Ah, beh, così. OK, bella. Direi che Eugenio è uscito. Fatemi capire se devo fare cose strane. Vado in talk, non cambia nulla, però ho cambiato scena. Molto, molto bene. Dai, ci siamo fatti due gags col Manprin, sono stato, stato molto contento. E ragazzi, rimangono una venticinquina di minuti. Lo, il... <ride> allora, parliamo dello spot Jaguar, sentite. Eh, parliamo dello spot Jaguar. Allora, in realtà ho del materiale, però voi dovete aspettare un secondo. Non siete a schermo, molto bene. Io ho del materiale oltre allo spot in sé, sullo spot già... Guarda. eccolo qua. Allora, io adesso prendo questo link. Copio l'indirizzo link. Ne ho due di robe. Però so se posso vedere X, aspettata. Inquadriamo un po' quello che è successo a Jaguar in modo onnicomprensivo perché vogliamo non farci due gags. E' certo che ci facciamo do gags. Allora andiamo qui. Plip. Copio indirizzo link. E colla. Blip. Ok, quindi questo è lui. Ok. E in mentre invece, però, lo spot vero e proprio lo devo pigliare da voi. Ma vedo che l'avete messo. Quindi bene, quindi ci guardiamo anche lo spot. Beh, prima ci guardiamo lo spot, dai. For the gags, ora metto tutto. For the gags, e facciamo delle riflessioni apposite. Qui, bene, 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 bene. L'articolo su, sui Maori, perché se non sbaglio, Sig, correggimi se sbaglio i Maori non amano che in Nuova Zelanda la legge sia uguale per tutti. S sbaglio o più o meno la gag è quella. Sarei veramente curioso di leggerlo dal post. Però sul post ho battuto un po' tanto. Ehm, allora Jaguar copy nothing. Per chi se lo domandasse, sì, è Jaguar quella delle, delle automobili. <sussurra> date che miglioriamo la qualità video visto che è un video molto molto di alta qualità quindi dovrei Allora, vediamo, la prima cosa che avete già giustamente detto è che non si capisce che sia una pubblicità di automobili, eh, però eh, bisogna dire che una cosa ha funzionato, ne parlano tutti e ha in effetti dato una grande visibilità a un brand automobilistico di cui poi gliene frega a una uh, parte abbastanza limitata di persone. Eh, ovviamente siamo sul, uh, sul DEI. Mm? Diversity, Equity, Inclusion, non è una forzatura. L'uomo dietro il Jaguar New Walk Rebrand, il uh, recente Rebrand Walk di Jaguar, è il BLM Supporting American Designer who has bragged about establishing over 15 DEI groups at the car maker. Ok? santino pietro santi previously boasted about his push for diversity at jaguar saying we are passionate about our people and we are committed to fostering a diversity inclusive and unified culture that is representative of not only uh, the people who use our products but uh, in a society in which we all live Quindi c'è un discorso chiaramente eh, politico, no? si, vuole, si vuole intervenire sul mondo. Ora, naturalmente, la domanda, la domanda fondamentale che uno si pone è. <ride> L'Hemond di Volkswagen. La, la domanda fondamentale che uno si pone è: ma Jaguar che ha fatto di male per finire sotto tutto questo? <ride> a parte il cambio di logo che è orrendo. Vabbè, sapete, le nuove grafiche sono. non solo di Jaguar, sono molto discutibili a mio avviso. In generale c'è una grande semplificazione. Ma viene un pochino da dire: vabbè, ok, come al solito, però Jaguar che, gli acquirenti di Jaguar e eh, il target di Jaguar, che è indiana, bella ditata. Il target di Jaguar era, era così. Sarà Prensi, lo scopriremo. Eh? Lo scopriremo solo vi vedo, magari sì. Però viene da dire ancora una volta la sensazione di un'operazione politica. Eh, Infilata a forza in, in una vita aziendale, per così dire, che probabilmente, come già abbiamo visto in ambito videoludico o cinematografico, finisce per partire per i propri viaggioni. immagino le riunioni, no? Sì, facciamo così perdendo un pochino il contatto con la realtà, il mercato, ciò che il pubblico richiede, eccetera, soprattutto quello che sta succedendo adesso. Perché una delle obiezioni di base che veniva fatta a questo intervento e a questa pubblicità era: "Vez, Non so se hai capito che il vento è cambiato. Capire che il vento è cambiato. Nel il caso è fondamentale per chi si occupa di marketing e di comunicazione, è letteralmente il suo lavoro. Quindi uno può dire eh, preferivo Harris a Trump", ma il fatto che abbia vinto Trump e che comunque il wokeism sia diventato davvero un sto smacchiando il giaguaro veramente, sia diventato davvero go woke go broke, profezia che si è per lo più autoavverata, no? Eh, fa sì che da un punto di vista del del rebranding, della comunicazione, sia una stronzata questa, indipendentemente dal messaggio, no? E eh, quindi <coughs> And at Jaguar, we're passionate about our people and we're committed to fostering a diverse, inclusive, and unified culture e that is representative per... not only of the people who use our products, but in a society in which we all live, a culture where our employees can bring their authentic selves to work. And we're on a transformative journey of our own, driven by... Transformative journey, obviously, Capite che è un, è un mondo che si premia da solo, no? <ride> Ma in generale il mondo woke, eh, no, io non lo definisco progressista perché lo, lo considero assolutamente antiprogressista. Quindi l'antiprogressismo di sinistra si autopremia da un po' di anni in diverse manifestazioni. Non voglio dire, gli Oscar che magari sono un. Po' più sfaccettati per quanto ovviamente ultra ideologizzati da sempre, ma in generale questi si danno i premi, si, si riconoscono un ruolo importante nella società, eccetera, eccetera. Tutto questo perché sono stati eh, per varie ragioni di chi ha scommesso su di loro: grandi multinazionali che hanno scommesso su di loro, sul fatto che loro avrebbero fatto vendere. Nel momento in cui a tutto questo movimento le grandi aziende, pensate Disney, no? toglieranno i finanziamenti da sotto i piedi, sta roba sparisce in un secondo, perché sta roba o vende o non ha alcun senso. Okay. Quindi questi stanno giocando con i soldi delle grandi multinazionali che hanno equivocato, cioè hanno magari qualcuno di loro anche creduto ideologicamente che go walk, go soldi, e invece alla fine le cose non, non sembra proprio che vadano in questa direzione. Quindi abbiamo dei, dei sensitivity readers, per così dire, applicati anche al marketing, appli, applicati ad altri ambiti, che giocano con una marea di soldi non loro, nel senso che loro non hanno dimostrato di essere dei grandi creatori di valore. No? Eh, e finché ci giocano, ci giocano, ma il pubblico ha detto che si è rotto il cazzo. Quindi... È una cosa che inizia a diventare abbastanza patetica, no? uno spettacolo abbastanza patetico da osservare. Però vi dico sinceramente, non mi sento ancora che sto infierendo sul debole, perché prima voglio essere sicuro che sia il debole, cioè che abbiano perso. In quel momento inizio a disinteressarmene, non me ne frega più nulla. Però non sono così ottimista, voglio proprio. Voglio proprio... Vedere che questa fase ce la siamo lasciate alle spalle. Se no, è ancora importante guardarla in faccia e capirne le contraddizioni eh, e capirne la, la supponenza eh, l'antiprogressismo, l'anticientificità, ma ne abbiamo già parlato in abbondanza. Quindi, sempre attualissimo e importante il libro eh, di cui parlavamo ieri, La trappola identitaria. Insomma, se... Per quanto il mercato cinematografico e videoludico in particolare stia muovendosi dall'altra parte, per quanto le elezioni americane in quell'ambito lì si muovono chiaramente dall'altra parte, siamo ancora in un mondo dove il wokeism a livello mediatico e a livello legiferante in paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, eccetera, ha ancora un potere fortissimo. Non, non siamo, siamo liberi. Uno dice, ma questo è un ragionamento di destra? No. Questo è un ragionamento. Io personalmente non mi, non mi ritengo né di destra né di sinistra perché sono un pragmatista. Ma questo è soprattutto un ragionamento che andrebbe fatto a sinistra. Perché se la sinistra vuole tornare. Ad ecco il discorso che facevo ieri, che lo vedrete poi domani nel video su Shai. Se la sinistra vuole tornare a fare la sinistra, è meglio che si liberi di questa monnezza. Perché siamo veramente nel, in un vicolo cieco per qualunque, per qualunque possa essere l'utilità della sinistra alla società nel suo insieme. Quindi è, ci sta che esista una destra liberale, si spera non fascistoide, ovviamente stiamo parlando di una destra liberale illuminata, ideale, no? che rifiuta questo genere di impostazione ideologica, ma ci sta anche che ci sia una sinistra di tradizione, se volete marxista, comunque di tradizione, di lotta di classe, che rifiuta questa impostazione ideologica, che non ha nulla a che vedere con la tradizione della sinistra, una sinistra progressista, ok? Quindi, a mio avviso, da qualunque parte la si guardi, tranne che dalla loro. Eh, è una fase che sarebbe bello chiudere in my humble opinion. Poi, eh. Vado, vabbè, ora non c'è, non è che sa che da vedere. Sì, 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 il walkeismo in realtà è innervato in Europa molto più di quanto io dica di solito. Che cos'è l'ESG? Scusami Vincenzo, non ti seguo.

in cui una cosa piccina non conta un cazzo, ma è tautologico. Nel momento in cui diventa sistemico, noi stiamo abbandonando il modello occidentale. Beh, stiamo abbandonando il cuore del modello occidentale. eh. <coughs> ah scusami grecote, scusami scusami. io mi ero fissato su quella cosa lì tanto lo sapete, asimmetria assurda fra uno che parla liberamente e uno che scrive tre righe in chat l'importante è capire che ciclicamente non ci si capisce ci si pesta malamente i piedi ISG sono parametri guardati molto ultimamente per gli investimenti, ah sì 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 che coglione, l'environment social governance sì 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 assolutamente sì 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 bella lì, bella lì, bella lì Vincenzo, grazie grazie lo dovevo sapere ma me l'ero dimenticato e merita un approfondimento. No, no, anche se è legato alla finanza, in realtà ne parliamo se vi va la settimana prossima, mi piacerebbe molto, anche perché vi dirò che di finanza non sono del tutto ignorante, ehm... mi piacerebbe molto affrontare l'aspetto finanziario. Adesso come vi dicevo ho messo quel libro in lettura per il club del libro, ma ne ho un altro che si chiama Capitalismo Walk non so che razza di libro sia, magari è una merda, lo dico subito, che in realtà penso che parli proprio di quell'aspetto e mi interesserebbe capire meglio come, come si è finanziato questo movimento, chi, eh, chi sono stati i ruoli apicali di grandi multinazionali che hanno deciso di, di investire forte in quella direzione, perché, e quindi eh, mi, il titolo non è invitante, per niente. Sono due parole che insieme creano una combo imbarazzante. Vabbè, ah, boh, magari il libro è figo. Che, che cazzo ne so. Eh, comunque, vedremo. Eh, finiamo con questo intervento che in realtà eh, lascia il tempo che trova. Grazie per coming. Women in engineering and neurodiversità Tutte cose da no? Mela Cotugno, grazie mille. Tutte cose da cui la Harris faceva finta di prendere un po' le distanze alla fine della campagna elettorale, ma di cui in realtà è sempre stata una grande fautrice. E scuso scusa. scusa. No, mi sono as our E questo è estremamente. Eh, infatti, è estremamente contraddittorio con le posizioni eh, woke, ma vabbè. Eh, va bene, va bene, va bene, va bene. Quindi, questo è il destino di Jaguar. In realtà eh, va comunque sottolineato che stiamo qui a parlare di Jaguar. E mai nella vita avremmo parlato di Jaguar, mai nella vita nessuno avrebbe parlato di Jaguar, perché chi se ne fotte se non gli addetti al, al comprarsi delle Jaguar. <ride> Ma io comunque dubito eh, che sarà un impatto positivo. O forse Jaguar diventerà il marchio che i ricchi wok si compreranno. E quindi in realtà potrebbe essere un riposizionamento utile. Io non so in che, in che condizioni versi Jaguar come marchio. Uh, so che hanno tolto il Jaguaro, hanno messo questo brutto font. Oh, sentite, sti cazzi. Sì, nessuno che dice più il nostro prodotto è un buon prodotto. In questo caso davvero per nulla, eh? davvero per nulla. Ma la cosa. Um, la cosa interessante a mio avviso. Uh, che magari Jaguar, Jaguar sta con l'acqua alla gola, eh, ha venduto 20.000 auto. Okay, ok, Potrebbe andare bene, potrebbe andare bene, potrebbe essere un, un riposizionamento per carità. Potremmo in realtà trovare una nicchia molto buona e lo, lo deciderà il mercato. Um, sul discorso non si parla più, questo è un buon prodotto. Secondo me è molto grave, vabbè, sarebbe gravissimo nel caso di Jaguar. Ma... Vedremo se sarà o meno un buon prodotto, ce ne frega il giusto, sinceramente. Ma è molto grave, soprattutto quando si parla di arte, eh, arti, diciamo alla buona, qui di cinema video e videogiochi. Eh, è così evidente che non frega un cazzo che sia un buon prodotto, soprattutto quando pensate ai peggiori spin-off di Star Wars, le peggiori, le peggiori consulenze in ambito videoludico, eccetera. Eh, il, non conta che sia un buon prodotto, ma conta il messaggio è davvero woke, in realtà lo è anche in questo spot È quello che abbiamo appena visto della Jaguar ma era davvero il leitmotiv per quanto riguardava eh, lo scrivere opere senza essere capaci di scrivere opere perché c'è il messaggio eh, senza considerare che se un'opera è scritta di merda comunque alla fine no? <ride> il, il, eh, fai un disservizio al messaggio cioè non essere dei grandi autori e essere anzi degli autori molto scarsi ti porta a fare roba molto scarsa che a un certo punto tutti derideranno. E che disservizio hai fatto al messaggio? Cioè, il wokeism a che livelli si è suicidato con le sue stesse mani? Pensate a, almeno io. Mi riferisco alle prime stagioni, quelle che ho visto, prime due mi pare, o, o tre, non mi ricordo. Di Sex Education era divertente. Scritto molto, molto bene, molto intrigante, progressista in modo bello, secondo me. Walk, sì, per certi versi sì, però sai, se le cose le fai bene, è il problema è quando inizi a farle male e nel momento in cui si crea molto in fretta, eh, non definirei sex education walk a livello comunque, nel momento in cui il wokeism dimostra di essere equivalente, walk, walk, uguale, robaccia, hai voglia il messaggio. Il messaggio tu l'hai distrutto, perché se penso a walk penso a diacolite o quella roba lì. E allora, tu, che cazzo, hai fatto al messaggio? Dovevi lavorare bene prima di tutto, la qualità del prodotto. E allora magari combattevi una battaglia. Ma evidentemente, se la tua formazione e i tuoi studi sono quelle cagate, no della league, dalle facoltà umanistiche della League su cui ti sei formato. È chiaro che poi dove sono le expertise per essere un grande autore, no? Delle due luna, si fanno un po' il verso da alla fine sì. Eh, non ho visto le ultime stagioni, me l'hanno detto che Sex Education è andato a puttane, pazienza, mi, mi, mi terrò il buon ricordo delle prime, delle prime stagioni che erano deliziose. Eh. Immagino la Sweet Baby Inc. Motors, Sweet Baby Motors che impone all'ingegnere Jaguar di, ri di ridisegnare il freno idraulico perché è strutturalmente oppressivo dello pneumatico. <ride> Eh, ma nel libro, nel libro che vi dicevo parla tanto del, del soggettivismo, del rapporto con l'oggettività lo, e la soggettività. Eh. Sono passaggi importanti, comunque, per inquadrare questa, questa vena ideologica che non nasce ieri, che è una lunga storia, come già Boldrin diceva, no? e che ha assunto una grande rilevanza, e probabilmente la sta perdendo, speriamo. Mm -hmm ultimamente ho fatto una submission a una rivista scientifica di intelligenza artificiale per un articolo di ricerca e mi hanno chiesto genere ed etnia per vedere se appartenesse ad una categoria sottorappresentata non mi ha fatto piacere per niente vai a sapere che queste informazioni non rientrano poi nella valutazione del paper sì 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 ci sono settori peggiori in cui può capitare sì 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 assolutamente sì ci sono settori in cui vi posso dire per certo ehm che quelle considerazioni, ma lo sappiamo tutti, hanno a che vedere con l'opportunità o meno di assumere. Ok? Quindi. Proprio una questione di quote. Eh, ho detto una banalità che sappiamo, però immaginatevi no? Eh, vivere una discriminazione di questo genere. Eh, ovviamente un woke ti direbbe, haha, così sai che cosa si prova, ma io non ho fatto niente. Ma è il solito discorso, sei maschio, sei maschio come l'assassino e quindi paga, sai il solito discorso. <coughs> Comunque sia, raga, io adesso mi vado a preparare anch'io per la live con Eugenio, quindi vi ringrazio per aver seguito, ci vediamo eh, tra dieci minuti su Wesa Channel, ma solo se siete degli abbonati VETS, perché noi si tesaurizza. Alla grande, se no ci vediamo la settimana prossima, lunedì alle 21 sarò in live eh, su ESA Channel con Eugenio e poi martedì, mercoledì e giovedì alle 18 qui su ESA Twitch, prima live musicale, poi live ibrida, talk, letture e poi solo talk. Questo è il programma eh, complessivo. Vi ricordo che domani alle 12 siate su ESA Channel perché esce il video con The Best of, la live di ieri eh, che è, è sparita, non è nel VOD e poi uscirà su Cantina più avanti.